fatta la premessa che l'economia ci interessi, il che non è affatto detto. Il premio Nobel dell'economia. Paul Samuelson. Ci ricorda che Sherlock Holmes non aveva alcun interesse alla conoscenza del sistema solare, ritenendo che, essendo il cervello uno spazio limitato, quella conoscenza gli impedisse di acquisire altre nozioni più importanti per un detective, come ad esempio la conoscenza delle caratteristiche del lobo dell'orecchio delle taccheggiatrici. Sherlock Holmes esprimeva così un concetto squisitamente economico, quello della scelta tra alternative limitate. Noi abbiamo di solito meno ragioni di approfondire la conoscenza del lobo delle orecchie che di saperne un po' di più di questioni che ci assalgono ogni mattina. Le previsioni sull'andamento della produzione, i tassi, le tasse, la bilancia dei pagamenti, l'occupazione, i prezzi. Però no, non abbiamo intenzione di svolgere un corso su questi aspetti ostici. Solo quella di sorvolare ad altissima quota il continente dell'economia, da un punto di vista molto ingenuo. A cosa serve l'economia? E in particolare, è l'economia che serve agli uomini o gli uomini all'economia? Non è un gioco di parole. Nel primo quadro si contempla il modo in cui l'uomo usa le risorse del suo ambiente. Il rapporto tra economia, tecnologia, ecologia. Nel secondo, il modo in cui si svolgono gli scambi all'interno dell'economia. E in particolare il mercato e il ruolo della moneta. Poi nel terzo, il rapporto tra economia e politica.